Sante Podrine con alle spalle il vessillo del gruppo sportivo Lamma che riporta con tanto di bordo dorato il 50° anno di attività sportiva qui a Lamma. Gran parte vissuta anche da Santino. Sì, effettivamente sì. È vissuta sia prima come calciatore, poi come dirigente, ora come direttore sportivo, diciamo, in questo incarico che comunque gratifica, perché è un gruppo di lavoro molto, molto unito, molto, andiamo molto d'accordo, ecco, diciamo. Potremmo dire 50 anni e non sentirli? Beh, noi, io ce n'ho più di 50, di poco, però no, ancora non si sentono, nel senso, mi sembra che siamo cresciuti di anno in anno e questo è il nostro obiettivo e spero di continuare così, perché comunque le forze sono queste, è vero, però comunque il paese un po' ci segue, la gente ci aiuta, insomma, quando si fa qualche manifestazione partecipa, quindi questo gratifica un po' il tutto l'andamento della stagione, anche i ragazzi capiscono che comunque è più una famiglia che veramente un presidente dei giocatori, ecco, diciamo così. Allora, questa sera tanta gente di Lamma o non di Lamma che comunque voleva essere presente a una presentazione ufficiale della prima squadra e della Juniores per la stagione che è già iniziata, però non era solo una presentazione delle due squadre. No, non era solo una presentazione, perché si voleva fare partecipe il paese a questo evento che comunque 50 anni, come diceva prima, sono tanti e quindi ci faceva piacere che comunque la gente, perché non è che il Lamma è di Podrini o di Fiorucci, il Lamma è di tutti, è del paese e di conseguenza dovrebbero partecipare di più e in questa occasione hanno partecipato, perché comunque è venuta molta gente, diciamo, sono state sulle 200 persone credo, quindi questo ci fa piacere e significa che nel bene o nel male, con le critiche e non, comunque qualcosa di buono stiamo facendo. Allora, il presidente del gruppo sportivo Lamma, Elio Fiorucci, la festa è finita, è andata bene, no? Grosso modo mi sembra che c'è stata una buona partecipazione, peccato che abbiamo la cucina un po' piccola perché altrimenti si poteva raggiungere anche oltre le 200 persone. A Lamma quando si fanno le cose molti condividono, il gruppo sportivo Lamma ha 50 anni, nel tempo in molti hanno condiviso i colori bianco-neri. Ma senz'altro, io ho ringraziato prima tutti quelli che ci hanno preceduto come presidente, come consiglieri, in quanto se oggi questa società esiste ancora è merito di quelli che ci hanno preceduto anche. Presidente, tanta gente di Lamma e non solo, vuol dire che sul territorio ci siete? Ma noi cerchiamo di fare del nostro meglio, io cerco sempre di fare del bene più che posso, poi che venga quello che viene. La soddisfazione è che traspare unitamente alla fatica, si è festeggiato il 50° anno del gruppo sportivo Lamma insieme a tanta gente, non solo di Lamma, Marco. Sì, una grande soddisfazione perché abbiamo fatto una serata dove il paese ha risposto, abbiamo fatto una manifestazione che ha celebrato questo 50° anno della società e devo dire ha dimostrato come il Lamma sta crescendo. Anno dopo anno abbiamo voluto dare un'impronta sempre più importante alla società, sia dalla prima squadra al settore giovanile e devo dire che questa manifestazione qui al campo sportivo con così tanta gente, con così tanti lamarini e non solo, come ricordavi te, è sicuramente un motivo di soddisfazione. L'ultima battuta per chi vuol venire a dare una mano, c'è spazio per tutto ma le regole sono ferre e da rispettare. C'è sicuramente spazio per tutti, anzi c'è la necessità che più siamo meglio è. È vero, sì, le regole sono importanti perché in una società l'organizzazione secondo me è l'elemento essenziale e credo che a Lamma siamo riusciti in questi anni a dimostrare che con organizzazione, serietà, competenza e anche una buona dose di volontà siamo riusciti a fare grandi cose. Questo è lo sforzo, questa è l'ambizione che abbiamo da qua ai prossimi altri 50 anni.